Cari amici di Video S, siamo a Busi sul Tirino. Come vedete alle mie spalle fervono i preparativi per questa finale regionale. Ebbene sì, siamo giunti all'ultima tappa della Bella d'Italia, poi ci aspetta solamente il Gran Galà, ma quando i giochi saranno ormai fatti. Questa sera premieremo ben 13 ragazze, la 14esima è già pronta perché ha vinto il titolo a Montesilvano ed eleggeremo la Bella d'Italia a Abruzzo, quindi la regina indiscussa della nostra serata. I posti disponibili sono tanti, ma le ragazze sono ben 23, quindi attenzione perché purtroppo 10 di loro non potranno accedere alla finale. Sarà una serata ricca di spettacolo, come sempre, perché la nostra Emma Carfagnini ci ha preparato tutta una serie di intrattenimenti che potrete gustare insieme a noi, dalla danza del ventre alla musica popolare, alle sfilate di moda con le collezioni autunno-inverno. Tutto questo e molto altro sarà ovviamente trasmesso dalla nostra TV. A voi solo la curiosità di rimanere incollati qui davanti al video e seguire l'evoluzione di questa splendida serata. Eleggiamo la Bella d'Italia, selezione Abruzzo. Venite con me, inizia il tour. Siamo prontissimi per questa finale regionale e facciamolo sentire l'applauso, così ci scaldiamo un pochino in questa sera d'estate, sì, ma con questo venticello che ci fa venire i brividi, e questa sera i brividi ve li faranno venire anche le nostre splendide ragazze. Questa sera si giocano l'accesso alla finale nazionale che si terrà dal 10 di settembre a Scalea in Calabria, per cui le ragazze che questa sera verranno elette, che verranno fasciate, andranno a rappresentare la nostra regione, quindi vanno incoraggiate, vanno sostenute. Vedremo i nostri piccoli protagonisti sfilare prima in abiti sportivi per poi passare al casual e ovviamente poi ci delizieranno con i capi da cerimonia. Non voglio dirvi di più perché loro scalpitano da dietro il backstage, sono pronti a sfilare per noi e allora ce li gustiamo insieme, l'isola che non c'era. Ascolteremo Vules diventa, no? Che cosa ascoltiamo? Ascolteremo Il Saltarello Stornellato, ma il Brigante Sempre Avanti, composto dal nostro maestro Vezio Santucci. I giovani briganti. Hey!
Lascio tutto il palco alle nostre splendide concorrenti, iniziando dalla numero 1, Letizia Piscella. Letizia, 17 anni, di Atri. Sogna di viaggiare per il mondo. Numero 1, Letizia Piscella. Numero 2, Claudia Vaccarelli. Anni di L'Aquila. Il suo sogno è quello di diventare una fisioterapista. Numero 2, Claudia Vaccarelli. Numero 3, Vittoriana Cacciatore. Proviene da Pescara e sogna di diventare una criminologa. Numero 3, Vittoriana Cacciatore. Numero 4, Alessandra D'Antiochia. Alessandra, 18 anni, di Avezzano. Sogna di diventare una modella. Numero 4, Alessandra D'Antiochia. Numero 5, Prisca Anile. Prisca, 16 anni, proviene da Sulmona. Vorrebbe diventare un magistrato. Numero 5, Prisca Anile. Numero 6, Chiara Lattanzio. Diventare una pediatra. Numero 6, Chiara Lattanzio. Numero 7, Isabella Federico. Anni dall'Aquila, sogna la nostra Isabella di diventare psicologa. Numero 7, Isabella Federico. Numero 8, Melissa Salvi. Melissa, 20 anni, proviene dall'Aquila. Vorrebbe diventare una modella. Numero 8, Melissa Salvi. Numero 9, Manila Salvi. Manila, 17 anni, dell'Aquila. Sogna di diventare un'attrice. Numero 9, Manila Salvi. Numero 10, Maria Luisa Carota. Maria Luisa, 16 anni, di Opena. Vorrebbe diventare poliziotta o finanziere. Numero 10, Maria Luisa Carota. Numero 11, Giulia Sablone. Proviene da Opena. Giulia sogna di diventare una fotomodella. Numero 11, Giulia Sablone.
Russo. Numero 13, Aurora. Pediatra. Numero 14, Giada Pelusi. Numero 15, Sharon Yadamsa. Sharon, 16 anni, di Termoli, sogna di diventare avvocato. Sharon Yadamsa. Numero 16, Alessia Pipino. Alessia, 17 anni, di Castel di Sangro. Vorrebbe diventare indossatrice. Numero 16, Alessia Pipino. Numero 17, Marika Del Greco. Marika, 18 anni, di Vasto, sogna di diventare una poliziotta. Numero 17, Marika Del Greco. Grazia De Santis. De la Habana hasta Santiago, todo mundo fumando puro y tomando trago, que relajo, el bajo trabaja doble. 19 anni dell'Aquila. Vuole diventare un ingegnere civile. Numero 18, Grazia De Santis. Numero 19, Martina Palladini. Numero 19, Martina Palladini. Numero 20, Carola Di Matteo. Quindici anni, Carola proviene da Avezzano. Sogna di diventare una ballerina. Numero 20, Carola Di Matteo. Numero 21, Michela Di Renzo. Michela, 17 anni, proviene da Avezzano. Sogna di diventare una ballerina. Numero 21, Michela Di Renzo. Numero 22, Yvonne Buda. Yvonne, 25 anni, di Cupello. Sogna di diventare una fotomodella o un'attrice. Numero 22, Yvonne Buda. Numero 23, Melissa Bianco. Melissa, 16 anni, di L'Aquila. Anche per lei il sogno di diventare una fotomodella.
23, Melissa Bianco. Bene, bene, facciamo un applauso, 23 finaliste, quindi gran finale davvero. Verranno consegnate questa sera 13 fasce, due saranno dedicate ulteriormente alle damigelle, una delle finaliste l'abbiamo già acquisita a Montesilvano perché era in palio con la fascia di Bella d'Italia anche l'accesso diretto alla finale nazionale. La scuola di ballo La Isla del Caribe. Questa splendida sfilata offertaci da Freestyle. Lei è la nostra protagonista di questa sera, Simona Palumbaro. Thank you.
faccione rivedrò il tuo viso, le tue mani che ora stringerei come allora. Un caloroso abbraccio a tutti, alla prossima, ciao! Claudio Torres! Damigella ragazza moda di questa sera è Alessandra d'Antiochia! Alessandra, comunque complimenti perché conquisti una fascia, hai seguito con noi il tour e vedremo cosa accadrà prima del 10. Seconda damigella, ragazza Gold Air, il premio offerto da 20 tra noi, anche per lei si apriranno le porte della finale se rinuncerà qualcuna delle finaliste. Damigella, ragazza Gold Air questa sera è Martina Palladini. Martina, tocca al lupo anche a te, vediamo cosa succede prima del 10. Intanto complimenti per aver ricevuto la fascia da damigella. Primo biglietto per Scalea, lo stacca la ragazza prima pagina, Claudia Vaccarelli. Complimenti Claudia, accesso alla finale nazionale. Bacio e foto con il nostro Stefano. Secondo biglietto per Scalea, la ragazza Luxury Car parte per la finale, Michela Di Renzo. Complimenti anche a Michela, conquista la fascia che le dà l'accesso alla finale nazionale. Guardatele bene, queste sono le ragazze che vanno a rappresentare la nostra regione. Attenzione alla finalista nazionale, ragazza spettacolo, in partenza Prisca Anile. Complimenti anche a Prisca, anche lei va a rappresentare l'Abruzzo. Facciamo la foto insieme, ragazza Edil Toro. Altra finalista nazionale, altro biglietto pronto per Grazia De Santis. Complimenti Grazia. Anche per te si aprono le porte della finale nazionale. E voilà, mi raccomando, foto ricordo con il nostro Guido. Siamo alla quinta finalista che parte ed è Giulia Sablone. Complimenti a Giulia, anche per lei si aprono le porte della finale nazionale. Prendiamo tutti i premi e facciamo la foto insieme. Anche Giulia è un'altra delle nostre rappresentanti, parte con noi, con Emma, per la finale nazionale, la ragazza Sun Action, Vittoriana Cacciatore. Ed eccola qui Vittoriana, anche per te, sempre al contrario, una bella collezione, eccola qua. Perfetto, foto di rito con Vittoriana e Chiara e complimenti a Vittoriana, buon viaggio verso Scalea. E mancano pochi posti, ma questo lo conquista Carola Di Matteo. Complimenti Carola, anche per te
ti aiuto. Voilà. Un attimino che c'è un problema con il volant. Ce la faremo, eccoci. Foto, ricordo e complimenti a Carola. Partirà per la finale nazionale Sharon Yadanza. Complimenti a Sharon, conquista quest'altro posto per la finale nazionale. Bravo Alessio, come sei preciso, bravissimo. Bacio e foto con Sharon. Premiamo per la partenza a Scalea Libera Russo, ragazza bassa. Complimenti a Libera. Questa è una fascia importante, mi raccomando, sine testimonial. No, 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 l'ha messa da... ecco qua. Perfetto. Mettiamoci uno a destra, uno a sinistra di Libera e complimenti alla nostra finalista. Bene, chi è questa ragazza a gambe ok? È Giada Pelusi, finalista nazionale, se non erro la più giovane in gara o giù di lì. Giada, quanti anni hai? 15, mi sembra giusto, la più giovane in gara. Complimenti anche a Giada per questo premio e soprattutto per la partenza verso Scalea. Siamo pronti a premiare la terza classificata di questa sera, ovviamente finalista nazionale, ragazza Shop China. Si spalancano le porte della finale per Alessia Pipi. Complimenti Alessia, conquistiamo ancora una volta questa fascia e andiamo a rappresentare l'Abruzzo. Foto con Marina e Ivan. Secondo posto, ragazza Proloco Bussi, ma soprattutto altra finalista nazionale, nazionale. Anche per te si parte per Scalea. Facciamo fare un saluto anche al vice sindaco. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione e soprattutto grazie all'organizzatore, anzi all'organizzatrice, per aver scelto come finale della Bella Italia Bussi sul Tirino. Grazie di nuovo anche a tutte le partecipanti, e di nuovo buon proseguimento e tanti auguri alla vincitrice. Bella d'Italia, estate 2017! Girarla ovviamente. Lo facciamo questo applauso forte forte per Letizia, Bella d'Italia, coroncina per lei. Attenzione, attenzione, mettiamola bene. Letizia, siamo emozionate? Eh sì. Ricordo a tutte le ragazze fasciate di rimanere poi qui con noi per le interviste che faremo insieme a Video S. Tutta la serata potrete rivederla insieme a noi su videos.tv. Noi ci vediamo da novembre in poi con la Bella d'Italia selezione invernale. Un in bocca al lupo grandissimo alle nostre ragazze. Vi aspettiamo sabato 9 settembre all'Annunziata di Sulmona. Io vi aspetto prima in TV su HS24. Cari amici di Bussi, da Fiorenza Quadraro, buonanotte e grazie!
amici di Video S, eccoci qui, è la finale regionale e noi siamo con le protagoniste. Una battuta a caldo per tutte loro. Iniziamo da Alessandra, che è la damigella, quindi incrociamo le dita per lei perché potrebbe rientrare anche lei nella finale nazionale. Alessandra, facciamo un in bocca al lupo a te stessa? Spero di poter andare a scala con il gruppo di ragazze che sono tutte simpaticissime e ci siamo divertite davvero tante e l'importante è questo ed è stata davvero una bellissima serata. Grazie a te per la sportività perché come sempre accetti il verdetto in maniera davvero sincera, spontanea. Quindi in bocca al lupo a te grande alla nostra damigella e adesso noi scaliamo mano a mano con le protagoniste della finale nazionale. Una battuta a caldo nel momento in cui hai sentito il tuo nome? È emozionante, poi era il mio sogno, cioè avere il biglietto per Scalea perché è la prima volta che partecipo nella Bella d'Italia e non mi sarei mai aspettata di arrivare fino alla finale. Allora per te doppio in bocca al lupo per questa prima esperienza, vedrai che ti divertirai alla grande. E noi passiamo ad un'altra finalista, anche per te è la prima volta che si parte per Scalea, giusto? Sì, è la prima volta e non me lo sarei mai aspettato, è stato molto emozionante, un'avventura molto bella. E spero. Che cosa si prova nel momento in cui si sente il proprio nome? Non me lo aspettavo e quando ho sentito il mio nome è stato emozionante. Cioè... Bene, in bocca al lupo per questa bella esperienza, vedrai farai tantissime amicizie. E poi passiamo ad un'altra protagonista, un'altra finalista, pure per te è la prima volta che vai a Scalea, che parti per la finale nazionale, giusto? La prima volta che parto per Scalea è un'emozione che mi sono uscite le lacrime. Ho visto che piangevi poco fa, o mi sbaglio? Da morire. E cosa hai provato nel momento esatto in cui hai sentito nominare il tuo nome? È indescrivibile, non ci sono parole per descrivere un'emozione così grande. Bene, buon divertimento. Grazie. In bocca al lupo per la finale. Ricordiamo che loro sono coloro che vanno a rappresentare la nostra regione e fra queste c'è una veterana, ovvero la nostra Vittoriana che fa anche rima. Si riparte per Scalea, raccontaci un po' qual è, che cosa succede nel momento in cui si arriva lì? Allora, è una cosa molto assurda perché si stanno a confronto con tutte le ragazze d'Italia, di altre regioni, è bellissimo, un'esperienza bellissima, soprattutto quando si sta in compagnia, anche il luogo poi è molto accogliente, è bellissimo, non ho parole per descrivere. Quindi si riparte con gioia? Sì, certamente, e soprattutto con altre persone che come me hanno preso la fascia, quindi andiamo. Bel gruppo. E forza Abruzzo allora. Complimenti cara Vittoriana, in bocca al lupo a te. E passiamo alla nostra Claudia che è stata la prima a conquistare la fascia del nostro tour estivo all'Aquila e tante altre tappe e adesso eccolo qui, il gran finale. Che emozioni provi Claudia? Sinceramente quando ho sentito il mio nome ho pianto e soprattutto quando sono tornata al mio posto e c'erano quelle persone che mi sono state a fianco in tutto il tour e l'emozione è grandissima, non ci sono parole. Senti, per te è la prima volta andare a Scalea? E già l'ho presa la fascia ma non sono potuta partire e quest'anno si va. Quest'anno non me lo toglie nessuno. Allora in bocca al lupo cara anche per questa bella esperienza che farai. Grazie a te Claudia e noi passiamo ad un'altra finalista nuova di zecca perché anche per lei si sono aperte le porte di Scalea ed è la prima volta che vai a rappresentare la nostra regione. Sì, è la prima volta e sono soprattutto felice perché rappresenterò oltre che la mia regione, la mia città, perché con l'Aquila ho un legame in particolare, quindi sono felice di poterla rappresentare e spero di farlo nel migliore dei modi. Sicuramente sì, vedrai che conoscerai anche tantissime ragazze provenienti da altre regioni e sarà comunque una bella esperienza di socializzazione. In bocca al lupo a te cara per questa prima volta in finale. Grazie a te e noi passiamo ancora oltre.
vi ho detto la più giovane eppure già fasciata, già in partenza. Allora, cosa si prova quando si sente il proprio nome? Anche a te questa domanda fondamentale, perché so che è un'emozione pura. Sì, è un'emozione assurda, non me l'aspettavo. Ero rimasti 4 posti e non pensavo mai di essere rientrata, invece sì. E invece sei fra le prime 4, tra l'altro, perché le abbiamo nominate chiaramente a scalare. Ovviamente partirai. E la scuola? La scuola aspetta. La scuola può aspettare, tanto sono i primi giorni, però questa è un'esperienza da vivere, giusto? E allora in bocca al lupo a te, cara, perché vedrai che sarà una bellissima esperienza, sarà un momento di gioia comunque da condividere con tante ragazze. Grazie, in bocca al lupo. E c'è la nostra Sharon. Sharon, pure per te è la prima volta che vai in finale nazionale con la Bella d'Italia, giusto? È una grandissima esperienza, spero che lì andrà ancora meglio. Assolutamente sì, già siete state comunque scelte per rappresentarci e poi vedrà che sarà comunque un bel momento di aggregazione. Ti aspettavi questa partenza? No, sinceramente no, non me l'aspettavo. Ho visto che sei arrivata quasi titubante a prendere la fascia, ma eri tu, era il tuo nome. Cara, che dirti, buon viaggio innanzitutto e in bocca al lupo per la finale. La nostra Sharon e poi passiamo a Prisca, che mi ha detto l'uccellino che non voleva neanche venire e non voleva neanche partecipare e invece, come vedi, si parte. Sì. Sono molto emozionata, infatti non me l'aspettavo. Prima ho chiesto all'altra giovanissima, e la scuola? Niente, sì, meglio. Assolutamente sì, perché loro sono chiaramente giovanissime, quindi sono ancora studentesse. Prisca, quando hai sentito il tuo nome, il cuore? Niente, non ho capito proprio nulla. E dopo niente. Hai realizzato che eri tu. Sì, esatto. Sei ancora emozionata? Sì, tanto. Di solito Prisca chiacchiera, invece adesso quasi le mancano le parole, esatto. È vero? Va bene, in bocca al lupo, fai grazie. Questo bel viaggio, divertiti innanzitutto e tenete alto il nome della nostra regione. Grazie. Grazie a te Prisca e passiamo ad una nostra vecchia conoscenza, seppur giovanissima, questi occhioni sono inconfondibili. Giulia, allora, tornare alla Bella d'Italia, conquistare la fascia e tra l'altro il viaggio a Scalea, raccontaci un po' le emozioni. È sempre un'emozione fantastica e poi momenti vissuti già nel 2012 ti lasciano senza parole, quindi spero che pure questa esperienza sarà come quella, perché è stata veramente quindi bella. Si parte ovviamente. Sì, sì, sì. Ovviamente sì, in bocca al lupo, buon divertimento e forza Abruzzo anche per sì, te. Sempre. Bentornata tra noi, cara Giulia. E poi un'altra new entry, se non erro, perché anche per te è la prima volta che partecipi alla Bella d'Italia e soprattutto conquisti una fascia per la finale nazionale, giusto? Giustissimo, giustissimo. La prima volta, un'emozione veramente indescrivibile. E non ci speravo in realtà, però sentire il proprio nome poi... Soprattutto quando i nomi cominciano a sottigliarsi, no? I posti cominciano a scarseggiare. Ovviamente partirai per Scalea. Certo, certo. E allora ti divertirai un mondo sicuramente, anche perché lì le temperature sono ancora piacevoli, il mare è stupendo, conoscerai tanta gente e in bocca al lupo a te per la nostra rappresentativa abruzzese. Buon divertimento, in bocca al lupo. E qui abbiamo un'altra che di esperienze a Scalea ne ha fatte diverse, quindi ce lo facciamo anche raccontare, la nostra Alessia, ancora una volta finalista nazionale. Cosa succede di bello a Scalea? Niente, si fanno nuove conoscenze, poi sono giorni pieni di emozioni, però anche un sacco impegnativi comunque. Esatto, non è solo sì. Un gioco, perché alla fine è sempre un concorso, certo. Insomma. Però quest'anno parti con delle ragazze totalmente nuove, farete un po' da madrine per loro, no? Certo, sì, li racconteremo comunque come funziona e tutto. Quello che accade, il nostro patron nazionale che voi ormai conoscete bene. Che dirti, cara, se non che la tua bellezza trionfa sempre, quindi un mega in bocca al lupo a te, cara Alessia. Complimenti ad Alessia. E siamo ad un'altra nostra conoscenza, questa sera a posto d'onore, però grandissima emozione per te. Raccontaci un pochino, perché erano rimasti solo 2 posti. E in quel momento in cui hai sentito che uno dei due era il tuo? All'inizio pensavo che non ero io, sinceramente. Ho detto no, il mio nome non arriverà mai.
poi all'improvviso sento Marica del Greco, ho detto no, no, non ci posso credere. Pizzicatemi. Sì. Seconda, ma con tanta gioia veramente. Esatto. E spero che a Scalea riuscirò a rappresentare più che posso l'Abruzzo e sempre Forza Abruzzo. Grazie tesoro, in bocca al lupo a te e alla nostra regione, complimenti a Marica e adesso vi presentiamo la bella d'Italia Abruzzo. Eccola qui Letizia Piscella, dotata ovviamente di coroncina. Primo posto, partenza per Scalea, ti vogliamo agguerritissima a rappresentare la nostra regione. Raccontaci tu adesso la vera emozione, perché il posto era solo uno, ovviamente. Avevamo chiamato già delle stupende ragazze e poi il tuo nome. Io ancora tremo, non ci posso credere, sono emozionatissima e soprattutto non me l'aspettavo. Primo posto, ormai su bellissime ragazze. Veramente bellissime, sento Letizia Piscella, rimango veramente... Mi manca il fiato e spero che a Scalea io ce la metto tutta per riportare un titolo, un buon titolo, esatto, in Abruzzo. Un buon titolo nazionale, in Abruzzo. Magari speriamo... Anzi, quello, il primo posto, il primo io direi. Posto. Anche perché parte una squadra bella nutrita di ragazze, quindi insomma ce lo meritiamo e guardate qui se non ce lo meritiamo questo posto. Letizia, che dirti se non in bocca al lupo? Chiudo con te la nostra, le nostre interviste, così vi facciamo ammirare quanto è bella, delicata e dolcissima questa nostra finalista, è la bella d'Italia Abruzzo. A tutti voi cari amici, vi aspettiamo al Gran Galà. Mi raccomando, continuate a seguirci perché offriamo ancora bellezza. Ci vediamo il 9 settembre a Sulmona.